Il Movimento 5 Stelle con la sua consigliera regionale Rosa Barone vincono la propria battaglia su Dia & Co. Il Consiglio regionale all'unanimità approva la mozione che Barone e compagni avevano presentato molto prima dei fatti di San Severo. La regione di fatto chiederà al governo l'istituzione a Foggia di una sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia e del Servizio Centrale Operativo. Sì, sicuramente un bel risultato, un nostro risultato. Va dato atto però che hanno votato poi tutti i consiglieri presenti in aula. È in realtà una mozione che aspettavamo da ottobre, quindi i tempi della politica sono effettivamente troppo lunghi per chi sulla propria pelle vive la criminalità ogni giorno. Piena solidarietà sia alle forze dell'ordine che l'altro giorno a San Severo hanno avuto quella minaccia, così come a tutti i cittadini che ogni giorno purtroppo devono combattere anche talvolta da soli contro appunto questa criminalità. Ora aspettiamo che la Giunta si impegni appunto sui tavoli di Roma, perché la DIA così come lo SCO devono essere approvati in quella sede a Roma. Quindi io mi aspetto soprattutto dai parlamentari della maggioranza eletti in queste terre di poter in qualche modo spingere, perché loro più di altri possono, spingere perché i loro ministri, il loro governo istituisca queste sia lo SCO che la DIA.